Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Questa sera proveremo SnowRunner. È la prima volta che gioco a questo gioco. Andiamo subito a vedere se esiste un tutorial o un qualcosa, perché non ne ho la più pallida idea. E onestamente sono veramente emozionato di giocare a questo gioco, perché non l'ho mai giocato. Ne parlano molto bene e voglio proprio vedere di cosa si tratta. Ti diamo il benvenuto nel Michigan. Grazie di cuore per aver deciso di partecipare alle operazioni di soccorso dopo le recenti inondazioni. Ci serve tutto l'aiuto possibile per riparare il ponte crollato. È l'unico modo per raggiungere l'altra sponda. Per prima cosa dovrai trovare la torre d'osservazione per vedere i dintorni. Potrai trovare un camion in grado di trasportare i materiali necessari per riparare il ponte. Quando il ponte sarà riparato, potrai raggiungere il tuo primo garage. Ok. Invece dell'A era la X. Ok, va benissimo. Togli il freno a mano, avvia il motore. Iniziamo con i comandi. Piano piano però, Togli il freno a mano e avvia il motore. Allora, eccolo qua, avviato. Partiamo. La prima cosa che devi fare per illustrare i dintorni: premi per la mappa. Ah, di già. No, scusa, questo. Esplorazione obiettivi. Qui viene sempre mostrato l'obiettivo che stai tracciando. Troviamo la torre d'osservazione. Premo ok. Perfetto. Questa è la mappa. Ah, è full navigabile. Fico. Questo è l'obiettivo. Perfetto. Va benissimo. Ah, ok. Quella è la Chevrolet. Poi abbiamo Municipalità Street River. Ok. Abbiamo un contratto. Va benissimo. E poi gli incarichi che non ne abbiamo. Perfetto. Michigan, USA. Ok. Mattino. Partiamo. Oh, slittiamo. Slittiamo a bestia. Ma si slitta a bestia. Mi piace la modellazione del terreno. Sembrerebbe che lasciamo le impronte. Vediamo un attimo. Sì, lasciamo le impronte. Quindi praticamente, ok, marcia bassa. Quando guidi su terreni accidentati, puoi passare a una marcia bassa. Ti rallenterà ma ridurrà il rischio di restare bloccato. Quindi praticamente, ok, le ridotte in termini di marcia bassa, le ridotte sono, ok, ci siamo capiti, come nelle Jeep. Ci sono due pomelli, due cambi, uno grande che sono le marce normali e poi ci sono le ridotte che danno potenza al veicolo, non danno velocità. Tieni premuto LB e sposta R a sinistra per attivare la marcia bassa. Incominciamo a avere comandi allucinanti. Sì, non ho uno sterzo, quindi forse sarà un po' difficile. Non credo proprio, però vediamo un attimo. Lui mi dice LB. Ok, allora LB e poi spostiamo. Ah, ok, perfetto. No, non è difficile. Ah, perfetto. Hold down LB, sì, e poi quello lì. Ah, ci dà pure in basso a sinistra, a destra, scusate, quando io sposto e premo LB, hold, ci dice anche come andare. Ok, c'è scritto hold, dovrebbe essere in italiano. Va bene. E quindi? Ah, ok, con la X. Dimentico sempre. Quindi andiamo piano piano a accelerare. Prima di tutto però voglio vedere una cosa. Allora, questo, ah, ok, mostra i danni. Ok, era l'analogico up. Voglio vedere come affossa. Mi piace questa cosa qua. Il tuo camion può usare la trazione integrale, la VD, ok? Ti servirà per non restare impantanato. Quindi, ok, ci siamo. Ah, bastava premere LB. Perfetto. Adesso abbiamo la VD, sarebbe il 4x4, no? Perfetto. Ci siamo. Ah, ci abbiamo la prima. La prima persona, visuale in prima persona, mi piace. Le mani fanno un po'. Però ci stiamo, ci stiamo. Stiamo, ok, passiamo di qua, perfetto. Guarda, la ruota mi è piaciuto. Camminiamo abbastanza lenti. Facciamo una panoramica. Piano, sensibilità quella che è. Che vorrei farlo un po' più piano. Sta piovendo. Ok, vediamo se riusciamo a girare un po' più piano la camera. Grande, mi piace perché si sporca pure la macchina. Mi piace questo.
Cioè, il livello del dettaglio mi sta piacendo. Vediamo il 4VD perché secondo me... E direi che possiamo anche togliere... Ah, qua entro in folle. Quindi praticamente... Ah, sentito? Perché quella frizione praticamente. Mi piace, mi piace. Non pensavo. Invece devo dire che è fatta abbastanza bene. Mi piace perché lasciamo i solchi. Spero che sia abbastanza dinamico e rimanga... Rimangono i solchi anche dopo. Slitta, che è un piacere quando piove. Dovrei modificare i tasti per la camera su e giù perché non ci sono abituato. Allora, vediamo se si può fare. Inverti asse Y, grazie, sì. Continua, esatto. Oh, sì, come piace a me. Qui c'è un cartello però. Cosa dice il cartello? Si legge da dentro la macchina, sì. Ah, Lumbermill. Ah, figo. Però noi dobbiamo andare... Giusto? Sì, certo. Dobbiamo andare di là. Beh, diciamo che qui c'è l'asfalto. Chiamiamo l'asfalto, però diciamo che è l'asfalto. Quindi... E qui? Incontrerai diversi tipi di terreni, strade, terra battuta, fango, fango profondo, acqua, pendii rocciosi, neve e ghiaccio. Praticamente una passeggiata in salute. Solo i camionisti più esperti con veicoli ben equipaggiati possono attraversare qualsiasi tipo di terreno. In caso di dubbio, non vergognarti di evitare il pericolo. Tranquillo, c'ho le patenti dalla A alla C, ce l'ho tutte. E puoi scoprire di più sui diversi tipi di terreno nel codice disponibile nel menu. Ah, nel codice. Non tutte, mi mancherebbe la D, però... Ui, attenzione, questo frena. C'è una retromarcia? Si gira il personaggio? No. E questo? No, va bene. Ora, praticamente lui ci dice che non possiamo passare. Ma noi... Vediamo se sgommiamo. No, non sgommiamo. Passiamo lo stesso. Lui dice deviazione. Perché c'è dell'acqua. E se noi ci provassimo? Stiamo arrivando. Mettiamo questo e mettiamo questo. Via. Dici che ce la facciamo? Cosa ne dite? Si può fare? Esploriamo un po' il terreno. Allora, in teoria, la parte più bassa dovrebbe essere vicino a quelle rocce. Non riesce neanche ad andare indietro. Vabbè, proviamo. Il livello dell'acqua alto. Male che vada, ci abbiamo il rampino, no? Si può fare, si può fare. Sì, 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 sì. Così abbiamo evitato tantissimo. Quindi X è qua. Perfetto. Questo cos'è? Ops. Puoi fare rifornimento qui o vicino a qualsiasi veicolo capace di trasportare carburante. Il rifornimento è gratuito, così come le riparazioni. Cerca di fare rifornimento il più spesso possibile. Ah, quindi non paghiamo nulla? Ma mi piace questa cosa. Beh, siamo al massimo 73 litri di 80. Ma proviamo, vediamo un po' com'è. Rifornimento 7 litri. Perfetto. E una canzoncina. Ma domanda, il contachilometri funziona? No? Sì. Camminiamo veramente piano, a 20 camminiamo. È uno scassone questa macchina. Ok, lì sicuramente il terreno è accidentale, quindi cambiamo e la prendiamo, direi, a questo punto a destra. Non ci andiamo a impantanare lì. Incomincia a essere... Andiamo a vedere proprio come si infossano le ruote. Grande! Sì, sì, mi piace questa cosa qua. Vai, vai, vai che ce la fai, bella. Grande. Adesso giriamo piano piano. Bravissimo. Andiamo di marce normali. Bello, mi piace quando slitta tutto nel fango. Vai, vai, vai. Off-road. Grande. Scusate la camera, c'ho... È ipersensibile il mouse. Dovrei... il joypad. Nota, la torre di osservazione più avanti. Queste icone ti aiuteranno a rivelare i tuoi obiettivi vicini
zone di obiettivo vicine con cui puoi interagire. Perfetto, andiamo. Andiamo a scoprire questa zona. Complimenti! Hai scoperto la tua prima torre d'osservazione. Ogni torre d'osservazione che scoprirai svelerà parti della mappa. Per riparare il ponte ti servirà un veicolo più grande per trasportare i materiali. Apri la mappa per esplorare i paraggi. Obiettivo: trovare un camion che possa trasportare i materiali necessari per riparare il ponte. La macchina sulla destra mi piace, quella sinistra, se non sbaglio, è una Bronco della Ford, qualcosa del genere, una Jeep molto vecchia, però dovrebbe essere abbastanza buona. È quella vecchio stile, quindi è buona. Quella sulla destra è proprio una macchina non adatta per questo tipo di terreno. Sarà una macchina nascosta, boh. Ok, premiamo la mappa. Ah, scoprire torri d'osservazione rivelerà, ecco. Rivelerà, io cosa avevo detto prima? Forse rileverà. Boh, ho sbagliato. Who cares? Una parte della mappa. La nebbia copre punti di interesse come obiettivi potenziali e veicoli. Quindi praticamente dobbiamo andare agli outpost in questi qua e sbloccare la mappa. Ok, perfetto. Ma camminando in questa zona qua si apre la mappa, credo. Piano piano, no? Vabbè, comunque noi siamo qui. Qui c'è la stazione di rifornimento con un punto esclamativo che non so cosa voglia dire. Vabbè. Qui c'è un camion. Penso che la nostra prossima destinazione sia questa. Ah, ok. Premendo RT puoi posizionare indicatori sulla mappa per aiutarti a navigare verso l'obiettivo. Puoi eliminare l'ultimo indicatore con LT o cancellare il percorso tenendo premuto LT. Ora traccia il tuo percorso. Ah, quindi praticamente salta tempo. Mappa globale. Ah, questa è la mappa globale. Michigan, Alaska, Tajmir. Ci sono molte mappe. Quindi c'è il Black River, diga di Smithville, lago dell'isola e Drummond Highland. Poi abbiamo nell'Alaska, invece, abbiamo il porto nord, il fiume di montagna, che sicuramente questi link dicono sblocchi prima quello e poi si aprono le altre due mappe, la valle e Pedro Bay. E l'ultima, Tajmir, abbiamo la cava, che penso che sia quella più carina, terreni allagati e Zimnegorsk, dove c'è la macchina strana. La cava perché appunto penso che sia terreni, dovete trasportare quei bilici della Madonna giganti. Ok, quindi noi dobbiamo andare al camion. Quindi lui mi ha detto che possiamo mettere dei punti. In teoria noi potremmo da qui, giusto? Fare così, andare qui, poi camminare, andare qui e poi qui. Giusto? E con questo in teoria, questo è quello, perfetto. Con questo eliminiamo l'ultimo punto. Perfetto, ci siamo. E questo ci va sul giocatore, poi salta tempo, mappa globale, indietro, chiudi navigazione, questo ci gira la mappa, perfetto. Oh, signori, tanto di cappello, è fatto veramente bene. Prima però devo fare una codici, capire i terreni, incontrare diversi tipi di terreni, perfetto, navigazione. Ah, ok, questi sono tutti, diciamo... C'è un problema. Se vado giù non posso più andare giù. Devo chiudere prima l'obiettivo e aprire un altro menu. Ah, ci abbiamo la gru pure. Veicoli e potenziamenti. Danni e riparazioni. Praticamente tutto. Ci spiega tutto, tutto, tutto il gioco. Avanzamento. Premi per accedere al tuo profilo camionista. Ok. Dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Allora, avvia osservazione. Ah, c'è pure la scena. Io non l'avevo vista. Cos'è quel mouse lì? Io ho visto il puntatore del mouse. Va bene. Dobbiamo praticamente... Ma si può zoomare? Sì. Ok. Allora siamo qua. Quindi no, dovremmo andare indietro. No, vabbè, andiamo indietro. E poi di là. Oppure tagliamo il percorso così come dice lui. Vediamo. Proviamo. Signori, partiamo. Guarda, guardate le ruote. È figata. Mi piace quando... Quando ci sono questi attimi di slittamento.
Guarda, guarda, guarda come macina. Andiamo sul 4. Ho appena messo il 4x4 e schizzato in avanti subito. Chissà come mai, eh. Ok, andiamo sul 4x4. Ehi, la madonna. Eh beh, ma qui si scende di velocità. E si va sulla sinistra, perché lì c'è il pantano. Esatto. Guarda, guarda come slitta. Vum, vum, vum. Mi piace, mi sta divertendo un mondo. Ok, mi piace questo off-road qua. Non è il classico off-road della Jeep che va in giro, ma qua è più che altro quest driver che ci sta sempre. Ok, proseguiamo per il nostro prossimo punto. Secondo me la strada migliore è dall'altra parte, però abbiamo il 4x4, quindi... Ok, dobbiamo andare ancora dritto, se non mi ricordo male. Oppure era di qua? Non mi ricordo. Aspetta. Ah, siamo già arrivati. No, era di qua. Vai, 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 vai. Che c'è? Ah, finalmente un po' di sole. No. Piove ancora. Ok. Ma è vero che le goccioline... Ci sono le goccioline sull'asfalto, sul terreno asfalto. Ok, abbiamo scoperto il GMC... MH9005, che è un nuovo camion. Camion scoperto. Hai trovato il tuo primo autocarro. Questo camion è progettato per l'uso su strada, quindi non include opzioni fuori strada. Questo è brutto. Cerca di non passare su terreno paludoso o fango profondo. Puoi scoprire di più sulle diverse tipologie di pneumatici nel codice che troverai nel menu. Perfetto. Per entrare nel camion apri il menu funzioni premendo il tasto analogico up sopra e selezionando la voce cambia. Ah, ah, ah. Collega rimorchio. Cambia camion. Aggancia verricello. Perfetto. Cambia camion. Puoi selezionare il camion cui passare. Ah, ma proprio così? Contratti 1 di 6, bene. Non è il camion migliore per questo tipo di lavoro, ma non abbiamo altro. L'azienda della municipalità di Steel River ti aspetta per riparare il ponte. Troverai contratti simili nel menu mappa. Premiamo questo per vedere i contratti. Eccolo qua, il nostro primo contratto, signori. Qui puoi accedere a un elenco di committenti disponibili sulla regione attuale, il Michigan. Offrono contratti legati alla loro attività. Vediamo cosa propone la municipalità di Steel River. Vediamo un po'. Apriamo. Ricostruzione vecchio ponte. Alcuni contratti possono essere bloccati. Controlli i dettagli dei contatti per scoprire come sbloccarli. Diamo un'occhiata al contratto ricostruzione ponte. Ok. Allora, ti servono due obiettivi per completare questo contratto. Devi completarli nell'ordine. Alcuni contratti hanno più fasi. Accettiamo il contratto con analogico destra. Quindi, allora, consegna al vecchio ponte. Bene, leggiamo la quest, così ci facciamo quattro risate. No, più che altro ci facciamo un attimo di... leggiamole le quest. Sono per leggere le quest. Ho sempre letto tutte le quest di tutti i giochi e tutte le missioni. Perché... è sempre dare un attimino di, diciamo sì, un piccolo contributo a chi ha scritto e chi ha tradotto le queste, le missioni. Bene, e questa la leggerò con voi. Poi tutte le altre naturalmente non le leggerò, perché so che è un po' tedioso per voi. Bene, ora è un veicolo potente per il trasporto di carichi più pesanti. L'unico problema è che sei tagliato fuori dalla terraferma. Ricostruisci il ponte per raggiungere il garage e ottenere un vero contratto. Consegna al vecchio ponte assi di metallo e due assi di legno. La ricompensa è 350 punti esperienza, credo le stelline siano punti esperienza, e 2100 soldi. Non diciamo né dollari né euro, soldi! Ok. Riparazione ponte 1 di 2. Sono apparsi altri indicatori. Quello nella città. Deposito in cui potrai ritirare il carico richiesto. L'indicatore vicino al ponte interrotto indica la posizione di consegna. Andiamo a dare un'occhiata al deposito.
Quindi devo andare al deposito. Allora, noi siamo qua. Allora, dobbiamo segnarci la mappa. Il percorso, fino a quando non la impariamo a memoria, sarà un po' così. Segnarcela. Da dove si entrerà? Suppongo o da qui o da qui. Beh, una volta qua poi vedremo, dai. Ok, andiamo. Riparazione ponte. Oh, l'hai detto 20 volte però. Cioè, ok, ora siamo pronti per riparare il ponte. Questo camion ha dello spazio per il carico. Ogni cassone o rimorchio ha una diversa capacità di carico che si misura in slot. Questo camion può trasportare 2 slot di carico. Obiettivo, trovare i materiali che ti servono per riparare il ponte e consegnarli al cantiere del ponte. Perfetto. Mi hai dato tante informazioni, mi sono già dimenticato cosa devo prendere. Un metallo e 2 legno. Quindi se questo qua ha 2 slot potremmo prendere uno di metallo e uno di legno e poi portare un altro di legno. Oppure li stacca in maniera diversa. Non ne ho la più pallida idea. Questo camion non ha nulla. Proprio zero di marce. Togliamo il freno a mano. Avviamo il motore. Ah, ma si vede il motore avviato. Eccoci qua. È il nostro primo camion. Partiamo. Ok, mi ricorda i vecchi tempi quando guidavo il camion. Bellissimo, fa pure il rumore quando dei freni, quando stacchi. Sì, dai, freni ad aria. I camion hanno i freni che si caricano ad aria. Quindi quando sentite questo rumore è semplicemente la pompa dell'aria che stacca per i freni. È bellissimo. Ok, attenzione. Oh, c'ha pure il fischio. Ma dai, anche il rumore del camion non è male. Non buttiamo giù niente. Ok, allora, praticamente mi sono perso. Ok, destra. Sinistra, scusate. Ok, dobbiamo stare attenti perché questo camion non ha nulla. Quindi praticamente potrebbe essere abbastanza tediosa la strada. Infatti slitta, che è un piacere. Facciamo un attimo la retro. Ok, troppo piano. Ma dite che ce la facciamo a passare nel fango? Guarda come slitta, va. È una bestia, vai che ce la fai. Vediamo l'interno. Beh, l'interno direi che non è male. È un GMC. C'è pure la cintura di sicurezza, c'è pure il baracchino lì a destra. Diciamo che per adesso... Madonna mia, guarda che slittata col camion. Va. Certo, io sto andando a manetta, naturalmente. Perché per adesso credo che non ci siano problemi. Volevo vedere un attimo le luci. Com'è che si accendevano le luci? Allora. No. Questo. No. Questi sono... è la mia mappa praticamente. Ok, non mi ricordo il comando luci. LBB. Ok, vediamo le... Ah, eccole qua. Quindi ci siamo quasi. Siamo arrivati. La cittadina è un po' deserta. Mi aspettavo un minimo di traffico, di gente. Cioè, è fatta bene, perché mi piace l'ambientazione. È fatta... Ops. Però mi aspettavo un po' di gente. Cioè, almeno qualcuno, qualche macchinetta. Ma forse siamo arrivati, sai? Sì. Siamo arrivati. Ok. Mi sa che si gira da questa parte. Non ho frecce in questo camion. E consumo 6 litri, 7 litri. Madonna mia, è una bestia. 7 al litro fa sto coso. Mi sa che siamo arrivati, Dovremmo entrare in marcia indietro oppure no? Non lo so. Proviamo. Entriamo così. Vediamo un po' com'è. Tanto possiamo uscire dall'altra parte. Puoi collegare i rimorchi che trovi nel mondo di gioco e usarli a piacimento. Per collegare un rimorchio utilizza il menu funzione. Potresti non essere in grado di collegare un rimorchio per diversi motivi come distanza, angolo, avvicinamento, equipaggiamento, disponibile. Ok.
Per collegare un rimorchio dovrai avvicinarti al rimorchio con la parte posteriore del camion. Quando sarai abbastanza vicino, attiva il menu su per collegare. Ah, ma quindi ci abbiamo già il rimorchio. Aspetta, perché a questo punto cosa trasporta quello lì? Vediamo un attimo. Cioè, noi possiamo portarci un rimorchio, quindi. Non so cosa c'ha. Perché se noi ci possiamo portare un rimorchio, noi facciamo la missione tutti in una volta. Ah, così. Collega rimorchio. Il rimorchio è troppo lontano, va bene. Ma che ha messo la marcia? Ok. Non voglio buttare giù il... No, eh? Ok, va bene. Dobbiamo metterci in maniera migliore. Ok. Devo buttare giù questo cartello, mi dispiace. Non voglio. Cioè, proprio... Mi sa che neanche lo possiamo buttare giù il cartello. Ok. Ok. Collega rimorchio preso. Ora, cosa... Che cosa trasporta? Si può sapere cosa trasporta il rimorchio oppure no? Aia, qua non passiamo, mi sa, eh? Andiamo. Ah, sì, c'è il cartello che non ci fa passare, quindi... Ok. Ok, perfetto. Andiamo in giro largo. Ci passiamo. Grande. Cartello. Fermo. Perfetto. E passiamo di qua. E ci prendiamo il carico. Allora, ci sono più modi per caricare un carico selezionato. Il caricamento automatico è semplice e veloce e non richiede l'uso della gru. E mi sa che è il migliore. Allora, noi ci serviva assi di metallo 1 e assi di legno 2. Perfetto. Quindi, gestione carico, assi di metallo, autocarica. Poi abbiamo... Sarebbe bello capire cosa c'è dietro. Nel rimorchio, spazio insufficiente. Ricorda, ok. Allora, stacca rimorchio, ferma, cambia camera, recupera, disimballa carico, rimuovi carico. Perché non so cosa c'è dentro lì. Ok, rimuovi carico, ma non questo, questo. Onestamente non so cosa sia, però lo facciamo così. Ok, gestione carico. Due di legno, giusto? La memoria comincia ad avere... Mi dimentico, come pesce rosso, uguale. Assi di legno per due. Perfetto. Allora, assi di legno. Nel rimorchio dovremmo avere... Che solamente... Ah, ho capito. Qui posso caricare solamente questo. Già, ce l'aveva detto. Qui... Il legno si va alla falegnameria, quindi. Esatto, alla segheria. Qua c'è la segheria. Già. Quindi io direi di passare prima alla segheria a questo punto, no? Dici che si incavola se facciamo già subito la segheria? Allora, per fare la segheria, la parte più veloce, questa strada qua, no, è impervia. Dovremmo passare per qua. Quindi dovremmo andare qui. Esatto, andiamo qui. Poi andiamo qua. Scendiamo. Questo qui cos'è? Questo è un altro rimorchio. Semirimorchio pianale. Bella sta cosa, ci sono tanti oggettini in giro, mi piace. E poi andiamo qua. E qui c'è la segheria. E andiamo a prendere un altro. Qua c'è un altro rimorchio addirittura. Beh,
Diciamo che è pieno zeppo di roba. Ah, è diventato buio adesso. Riaccendiamo le luci e partiamo.